Oggi abbiamo presentato a che punto siamo con i cantieri per i 59 progetti che sono finanziati attraverso il progetto Faro Carta del PNRR. E la risposta è: i cantieri si sono aperti tutti, si sta procedendo per rispettare i tempi di consegna entro il 2026. Si tratta di un'operazione molto importante che permetterà un investimento da parte del fondo PNRR di oltre 100 milioni, e cui si aggiungeranno quelli dei privati fino a una somma che supererà i 300 milioni di euro. E tutto questo per dotare di nuovi impianti o di ammodernamento di impianti per quanto riguarda la selezione di carta e cartone o il riciclo, soprattutto nel meridione del nostro paese, permettendo in prospettiva di poter utilizzare questi impianti per il trattamento di quelle che noi stimiamo tra le 300 e le 400 mila tonnellate aggiuntive di carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata. Siamo oggi a un livello che ha superato i 3 milioni e 700 mila tonnellate di raccolta differenziata e riciclo in Italia di carta e cartone proveniente dalle famiglie. Stimiamo che attraverso anche i finanziamenti e i nuovi impianti del PNR arriveremo a raggiungere i 4 milioni di tonnellate raccolte e riciclate in Italia. Allora, le analisi delle istanze presentate e finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la filiera della carta hanno evidenziato che le proposte finanziate presentano caratteristiche di innovazione tecnologica finalizzata a qualificare meglio il prodotto, ma anche il processo, sia in termini di efficienza, quindi riduzione degli scarti, che di qualità del prodotto recuperato. A queste si abbina molto spesso, nelle proposte scelte, la digitalizzazione del processo. Questo significa che sono stati preferiti dalle commissioni che hanno valutato queste proposte dei processi automatizzati che coniugassero la tecnologia tradizionale, standard, a processi di automatizzazione e meccanizzazione. Questo per migliorare l'efficientamento in termini di riduzione degli scarti abbinati al processo di recupero. Il PNRR italiano punta moltissimo sull'economia circolare, una misura complessiva che quota circa 2 miliardi e 200 milioni di euro e in particolare 600 milioni di euro dedicati ai cosiddetti progetti faro, innovazione, tecnologia che nell'economia circolare possono fare la differenza. Il settore carta e cartone è all'avanguardia, una specifica linea di intervento è dedicata a questo settore, ha ricevuto tantissime domande e sono state selezionate le migliori. È un colpo d'eccellenza che portiamo in Europa e sul quale contiamo moltissimo per alzare il tasso di riciclaggio di questo materiale in collaborazione continua e costante con il sistema consortile e con Comiaco in particolare. La misura PNRR che riguarda la filiera della carta e del cartone ha raggiunto i propri obiettivi. Innanzitutto siamo andati a finanziare 59 progetti che vanno ad interessare sia l'ammodernamento degli impianti esistenti, in particolare delle cartiere tradizionali che caratterizzano il nostro paese, ma anche la realizzazione di nuovi impianti, in particolare al centro-sud. Questa impiantistica finanziata consentirà di rafforzare un sistema che è già un sistema di eccellenza, e questo ce lo dicono i dati relativi alla raccolta differenziata della carta e del cartone, ma anche e soprattutto i dati relativi al tasso di riciclo settoriale, che portano l'Italia tra le eccellenze, probabilmente in questo settore l'eccellenza europea. Quindi gli investimenti del PNRR, ma anche le riforme che sono associate al PNRR, hanno consentito di strutturare e rafforzare questo settore in un'ottica non solo di tutela ambientale, ma anche e soprattutto di competitività industriale del nostro paese in Europa. Nomisma, per conto di Comieco e del Ministero dell'Ambiente, ha sviluppato un progetto che si basa su misurare l'impatto
dei finanziamenti del PNRR sulle cartiere, le cartotecniche e sugli impianti di gestione dei rifiuti cartacei. Dallo studio emergono dei dati molto incoraggianti. In particolare il PNRR è intervenuto in un momento di crisi del mercato e quindi ha dato coraggio alle aziende di investire in tecnologia che porterà nuovi investimenti, nuovi posti di lavoro e soprattutto dei vantaggi dal punto di vista ambientale, in particolare con un minor uso delle discariche e comunque dei processi di integrazione di filiera che sosterranno anche la raccolta differenziata del rifiuto cartaceo.